mi illumino di meno. Cornier, la Proloco di Cornier, quest'anno ha organizzato qualcosa di particolare per questa occasione? Sì, adesso sono qualche anno che partecipiamo a Mi illumino di meno, a questa iniziativa nata da Caterpillar e Radio Rai 2. Per quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di particolare. Abbiamo preso spunto dall'associazione Musrai di Alpette, che sono qua insieme a noi, siamo molto contenti, e abbiamo pensato di fare una candelata. Tutte le associazioni, i gruppi sono venuti e stanno facendo un'installazione artistica con le candele. Poi la piazza intorno alle 9 verrà spenta e ci sarà questa atmosfera molto particolare. Per dare un segnale sul risparmio energetico. Esattamente, sì. Piccoli gesti che possono essere importanti per tutti, soprattutto in questo momento in cui insomma l'energia elettrica è un po' cara. E quindi niente, abbiamo pensato di fare questa iniziativa. Una bella serata, un'iniziativa particolare qui a Cornier. Sì, una meravigliosa serata di festa, devo dire, organizzata appunto con l'aiuto della Proloco, fondamentale, proprio per ricordare questa giornata importante, no? Mi illumino di meno, questa iniziativa che ogni anno comunque a Cornier viene celebrata, e quest'anno quest'idea della Proloco di organizzare una candelata un po' sull'esempio dei nostri vicini di Alpette, dei Musrai, che anzi questa sera hanno voluto essere qua con noi e insomma hanno realizzato, devo dire, una delle opere più belle, ecco. È stato disegnato anche il simbolo della città di Cornier. Sì, assolutamente, come amministratori volevamo esserci, quindi abbiamo pensato di fare un cuore, che poi è il simbolo appunto di Cornier, un cuore però non solo rosso, ma un cuore che ricorda anche i colori dell'Ucraina, proprio per simboleggiare e per ricordare la vicinanza che Cornier ha nei confronti del popolo ucraino.